Celebriamo oggi la memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino di Lisieux, nel volto santo, una piccola del Vangelo, una che aveva capito per pura grazia il cuore del cristianesimo, che per questo è patrona delle missioni e che per questo ha aiutato innumerevoli schiere di soldati nelle trincee della prima guerra. Non essendo mai uscita dal suo convento ed essendo stata durante tutta la sua vita una perfetta sconosciuta, una suora tra le tante, niente che attirasse l'attenzione su di lei, se non l'età molto giovane con la quale è entrata nel convento e per cui ha ottenuto la dispensa. Piccola e per questo patrona delle missioni, certamente perché aveva uno zelo enorme, voleva andare in missione, ha pregato tanto, soprattutto per due sacerdoti, due presbiteri missionari in Africa e in Asia, lettere bellissime che consolano tutti i presbiteri, ma questa è una parte, non la più importante, la decisiva per cui lei è patrona delle missioni, perché la missione è il frutto naturale del cristianesimo. Non può esservi altro frutto che la missione, perché la missione è la più grande alta carità, il più grande alto amore, il più puro, il più disinteressato, quando non è vissuta come una ricerca di se stessi, ma in questo senso tutto è esposto al pericolo, perché siamo uomini, siamo persone, il demonio in agguato, nell'erta, cerca di farci cadere, di pervertire anche le cose più sante. Ma la Chiesa è missionaria per sua natura. Infatti questo Vangelo termina così, che poi sembra che non è che c'entri molto. Chi accoglie solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Ma questo contesto era diverso. Il contesto era su chi fosse più grande. Dispute che sono in tutte le famiglie, bambini piccoli. Chi è il più grande, chi è il più importante, chi è il più bravo, chi è il più simpatico. Ma da piccoli, mai nessuno che vuole mangiare gelato per secondo. Un anno, due anni, quindi segnati da questo tutti noi, in una comunità religiosa, non lo diciamo nemmeno, chi è il più grande è nel nostro cuore, perché è esattamente l'eco del peccato originale, del peccato di Lucifero, che vuole essere più grande addirittura di Dio. Quindi portiamo noi questo fomite, questa ferita profonda che segna tutta la nostra vita e che provoca guerre, divorzi. E il Signore dice, ma la vita è un'altra cosa. Il cielo, per il quale ogni uomo è stato fatto, è dei piccoli, è di Adamo ed Eva prima del peccato. È di Adamo ed Eva che hanno vissuto, prima del peccato, nel disegno di Dio, nel disegno originale di Dio, nel principio, esattamente come il Salmo espositoriale ha cantato, come un bimbo in braccio a sua madre, come un bimbo divezzato, un bimbo che ha appena preso il latte. A me è sempre un'immagine che stupisce tantissimo, quella di un bambino piccolo che ha appena preso il latte, perché veramente, vedi, dice, io vorrei essere così, perché non vuole proprio più niente, non ha proprio bisogno più di niente. Non è corrotto nel senso che non sono le cose del mondo che lo attirano. Ha preso il latte di sua madre, è felicissimo. E questo è segnato come una parola per tutti noi. Abbiamo dentro questa essenza. E Teresa di Lisieux ha scoperto l'essenzialità, che è quella tipica di un bambino. Perché il bambino va al punto. Il bambino può cadere mille volte, il bambino può fare macelli, il bambino è capriccioso, il bambino molte volte irritante. Non è tutta poesia. Carucci gli occhi, le espressioni quando parlano, ma stacci un giorno. Io c'ho sempre questa immagine del bambino super capriccioso, il bambino super viziato, se vogliamo, che non sopporta il no che gli ha detto suo padre. Il padre lo prende in braccio e questo comincia a dare pugni sul petto del padre. Il padre continua a stringerlo fino a che questo bambino non si stanca, non si esaurisce di dare pugni, non si esaurisce di piangere, di fare capricci, e poi si addormenta lì. Questo è il cristianesimo: avere dentro, non perché lo pensiamo, non perché soltanto ce l'abbiano detto, che è necessario e fondamentale che qualcuno ce lo dica, ce lo ricorda ogni giorno con la predicazione, ma perché hai dentro questa esperienza che fonda, forma e informa tutta la tua vita, e cioè che Dio è tuo padre e che ti ama infinitamente e che non c'è nulla, che non ci potrà essere nulla che cancelli questo amore verso di te. Diceva Santa Teresa, anche se avessi compiuto il peccato più grave, io andrei tra le braccia del Signore, certa del suo perdono. Questo è il cuore del cristianesimo, questa è la piccola via, sapere chi tu sei e sapere chi è Dio, e vivere ogni istante dentro questa misericordia. Era capricciosa, era stata molto capricciosa, aveva un carattere abbastanza difficile, la situazione familiare, orfana di mamma, non l'aiutava, le femmine,
le famiglie con tutte femmine sono piccoli conventi, quindi non è facile. Però lei aveva questa certezza di essere stata scelta e amata profondamente, e questo amore aveva il bisogno dentro di viverlo in pienezza, senza distrazioni. Questo amore infinito che è venuto a lei anche attraverso la Vergine Maria. Non dobbiamo essere tutti in convento, certamente no, ma possiamo vivere tutti in questa cella del cuore, una madre con tanti figli, un padre impegnato nel lavoro, un anziano, un malato, un giovane, un ragazzo giovane, adolescente come lei, può vivere questo, perché no? Se è per questo che siamo stati creati, per questo amore, e questa è la nostra felicità, questo è il nostro compimento, questa è la fonte della nostra pace, che non esclude nessuna sofferenza, ha sofferto tantissimo, fisicamente e moralmente, interiormente, messa al bando, invidiata, provata dal fuoco delle male lingue, delle altre sorelle che la punzecchiavano costantemente. Lei ha visto in tutto questo un'opera di Dio, è un altare dove offrirsi, dove amare. Ma ha trovato il segreto, ma non perché era brava, ma perché era completamente immersa come un biscotto dentro al latte caldo, dentro questo amore, dentro questa misericordia. Per questo è dottore della Chiesa. Tutti siamo chiamati a essere dottori della Chiesa, perché abbiamo tutti una via di santità adeguata alla nostra storia, che però è sempre una piccola via, è sempre una via di umiltà, una via di verità. Questo è il punto. La verità, innamorata del Vangelo, innamorata della Scrittura, non cercava le grandi opere dei santi, le grandi fondazioni, i grandi miracoli, quello che è ogni giorno. E lì chiamava la Vergine Maria come una donna, una madre, una sposa, vivendo le cose più semplici di ogni giorno. E per questo aver trovato, ritrovato, rimesso al centro la presenza reale, eucaristica di Cristo nella vita, negli istanti più banali, più rutinari, più grigi, più senza sapore della vita, e anche quelli più umilianti, è diventata dottore della Chiesa e padrona delle missioni. Prima di dire, per essere cristiana, la lettura dell'ufficio di oggi dice una cosa, dice, ma questa per me dovrebbe essere la mia vita. Tra tutte le vocazioni ho scoperto la vocazione, ma questo l'aveva detto San Paolo, il carisma più grande. Guai se un prete non vive questo ogni giorno, se una suora, ma anche se una madre, se un padre, se chiunque nella sua vocazione, cioè nella sua chiamata, non vive l'amore come il cuore di tutto, e non vive costantemente dentro questa cella del cuore, questa intimità, questa sola a solo con Cristo, che è il segreto di tutto. Per questo la tua vita diventa una dottrina santa per ogni uomo, per ogni cristiano e per ogni uomo. Per questo chi accoglie te piccolo, abbracciato, amato da Dio, e nel cui amore tu riposi, un bimbo in braccio a sua madre, la tua vita diventa dottrina, diventa un segno di Cristo. Per cui chi accoglie te, cioè chi accoglie ciò che tu stai vivendo come un'opera di Dio, perché sa le tue imperfezioni, perché sa le tue debolezze di bambino, capriccioso, tante volte infantile, tante volte nevrotico, tante volte quello che sia, vedi un amore enorme, un amore meraviglioso, che è la costanza nella vita, che è la perseveranza nella vita. Tante volte pensiamo che certe qualità umane siano fondamentali, e invece molte volte le mancanze in certe qualità umane fanno da scrigno per la grazia. Anche questo forse non lo pensiamo, ci tengono molto umili e molto piccoli per poter gustare del suo amore ed essere un segno di misericordia per questa generazione, come potevano dei soldati, vivendo quello che vivevano in quelle trincee sporche dove tutto c'è meno che Dio, dove ti abbrutisci, dove diventi quasi un animale, non potevano essere consolati da una suora piccolina, giovane, perché la piccola via, la via dell'amore nella debolezza, aveva toccato la loro realtà, si erano sentiti in sintonia con lei. Per questo è padrona delle missioni, come te, come me, in missione ogni giorno per conto del Signore, come un bambino, cioè così come tu sei, così come sono io. Che meraviglia, che gioia, che allegria prendere ogni giorno questo ascensore per il cielo, che è la grazia, vivere accanto al nostro Signore Gesù Cristo come una sposa abbracciata e amata dal suo sposo, come un bambino in braccio a sua madre. E questa intimità che riverbera in ogni gesto, in ogni parola, in ogni sguardo, è la missione della Chiesa. Vuoi essere missionario? Vuoi compiere la volontà di Dio? Vuoi fare un buon padre, una buona madre, un buon prete o quello che sia? Sì, ama Cristo, unisciti sempre di più a Lui, lascia che Lui prenda ogni giorno possesso della tua vita.